Ciao ragazzi, benvenuti su Motociclette Team, sono Daniele. Allora, ho fatto un po' di ordini, un po' di acquisti per quest'estate. Adesso farò un unboxing rapido, mano a mano che arrivano le cose. E poi vediamo nel dettaglio che cosa ho ordinato e che cosa mi servono. Vediamo se sono capace a fare questi unboxing. Non l'ho mai fatto, anzi, in realtà non sono capace. Tra l'altro, non so neanche dove mettere la telecamera, quindi io faccio così. E poi GorillaPod, uno starter kit con praticamente un treppiedi, poi andiamo a vedere nel dettaglio, microscopico da portare sempre con me, un adattatore per la presa sulla moto, una presa la presa 12 volt sulla moto. Questo, se non sbaglio, è una sacca di compressione e poi una torcia da testa della Varta, che ho reputato molto buona in base a quello che devo fare io e anche alle specifiche tecniche. Va bene. Deve ancora arrivare qualcosa, qualche altro pacco, e poi andiamo a vedere che cosa ho preso. Ho deciso che in realtà questo lo apro subito perché probabilmente mi servirà per fare questo video. Quindi andiamo a vedere la scatola. È un GorillaPod Starter Kit dove abbiamo vari accessori, sia per il telefonino, per la torcia, per la GoPro o comunque altre action cam. E questo treppiedi, che dicono essere formidabile, molto piccolo, l'ho preso apposta da tenere sempre in tasca. Ah, ecco, qua ci sono un po' di dettagli. Va bene, vado ad aprirlo, così poi non lo vedrete più perché sarà sul cavalletto. Sarà il supporto del telefono. Ok, sembra bello, bello forte, bello resistente. Supporto per la GoPro, supporto per il telefono con questo elastico. Le recensioni dicono che sia molto forte, quindi andremo a vederlo. Questo potrebbe essere un supporto torcia, come viene specificato sulle spiegazioni, ma in realtà potremmo adattarci anche altre cose. Questa slitta non so cosa sia. Va bene, non ho idea di che cosa possa servire. Ok. Niente, questo probabilmente non lo vedrete più perché adesso ci metto sopra il telefono. E mentre mi stavo mangiando il mio caciocavallo pugliese, è arrivato un altro pacco. E ragazzi, io vi devo ringraziare perché questo accessorio che ho preso, devo ringraziare Antonio, l'ho preso grazie a una sua donazione che ha fatto usando uno dei link che trovate in descrizione, per supportare il canale, supportare quello che faccio. Mi ha fatto una donazione. Io ne ho approfittato per prendere una cosa che vi faccio vedere subito per migliorare un po', no? I video e quant'altro. Nel frattempo mangio. Ho preso questo accessorio, lo apro perché lo faccio vedere subito, perché anche questo non lo vedrete più, perché adesso vi faccio vedere cos'è. Adesso io veramente non so come ringraziare tutto il supporto che mi date nei commenti, scrivete, partecipate ai corsi, veramente vi ringrazio. Nel frattempo l'ho aperto, ho preso, grazie ad Antonio, grazie ancora Antonio, questo treppiedi molto leggero. Ci sono anche degli accessori, telecomandino universale e il supporto per il telefono. Adesso lo apro e vi faccio vedere, è altissimo, si può anche smontare da qua sotto e utilizzarlo tipo un mega selfie stick. Vedrete quanto è alto questo bastone, e poi lo rimettiamo qua e diventa il classico treppiedi. Metto al sole. Talmente facile che si può usare. Non sto mettendo a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. Ok, si può usare con una mano. Diventa veramente veramente alto. Ecco, questa è l'altezza, praticamente è alto quanto me, quindi questa è una grossa mano.
per i video, ovviamente. Grazie ancora Antonio per la tua donazione. Come vedi, utilizzo le vostre donazioni proprio per supportare il canale. Allora, benissimo. Il Gorillapod l'ho sganciato, sto utilizzando il treppiede, l'abbiamo visto con tutti i suoi accessori, lo rimetto via. Questa è la scatola. Ma cos'è questa sacca di compressione? Non è nient'altro. Vediamo com'è fatta. Una sacca che utilizzerò all'interno del borsone waterproof che utilizzerò per questi viaggi, dove infilerò i vestiti e tramite queste cinghie vado a comprimere i vestiti, così da diminuire il volume. Adesso appena la riempio vi faccio vedere come funziona. Poi abbiamo questo mini adattatore che mi serve in moto, che il mio l'ho rotto. Semplicissimo adattatore con presa USB-C e presa USB normale. Ci sono due tipi di ricarica, una è una ricarica veloce, anzi sono tutte e due ricariche veloci. Una è la veloce, la USB normale, poi c'è l'USB Type-C che è la ultra veloce, questo ovviamente in base a che cosa dobbiamo caricare. E poi, pezzo forte, non è il pezzo forte, ma è semplicemente una torcia per outdoor della Varta, 400 lumens, 400 lumens bastano e avanzano per quello che devo fare, dichiarano 50 ore di utilizzo, 80 metri di distanza della luce, waterproof e ovviamente orientabile, e c'ha un caricabatterie, basta appoggiare la torcia e si ricarica. Andiamo ad aprirlo. Ricarica batterie, dove basta appoggiarlo con questi due magneti, si ricarica. L'elastico per montarlo sulla testa e poi la torcia. Un click massima potenza, e questa è una luce più diffusa, più ampia. Qua abbiamo, scusate, solo la direzionale. Una volta spenta, basta cliccare due volte e si accende questa luce notturna, questa luce rossa. Probabilmente farò un test di questa torcia in bicicletta, dove veramente mi trovo in condizioni di veramente buio totale. Vediamo se è vero che arriva fino a 80 metri o comunque se mi basta per guidare in bicicletta. Ovviamente non sarà l'utilizzo principale, ma questo qua lo utilizzeremo quando facciamo le notturne, che spegniamo le moto, quindi magari la tenda, muoversi in sicurezza, magari dove c'è sterrato, sicuramente molto comodo. Allora, i pacchi, ragazzi, non sono finiti qui. Interrompo il video, ma ovviamente voi non ve ne accorgerete perché ci saranno altri pacchi che devono arrivare. Non sono molto bravo a fare questi unboxing, ma con il vostro supporto migliorerò. Sono andato alla 10 Sport, il negozio per eccellenza degli sportivi. Ho preso una linea da campeggio, attrezzatura intermedia, e vediamo cosa ho preso. Matrassino, sacco a pelo 10-15 gradi, tenda due posti, fresh black, cioè non dovrebbero passare i raggi solari, quindi la luce del mattino. E fresh perché dovrebbe essere appunto un po' più fresca quando ci batte sopra il sole, credo. Andiamo a montare tutto. Montata la tenda, adesso prima di andarle a vedere, forse non l'ho montata drittissima, ma va bene.
Materassino. Andiamo a vedere appunto due bocchettoni, uno per gonfiarlo, l'altro per sgonfiarlo. Vediamo quante boccate ci vogliono per gonfiarlo. Ho contato circa 10 boccate d'aria, 10, 11, ovviamente si può utilizzare una pompetta fatta apposta. E, ok, adesso lo vado a mettere dentro e qui abbiamo il sac a pelo, come dicevo dai 10 ai 15 gradi, le XL perché appunto sono enorme, la sua sacchetta di compressione, dimezzare il volume da chiuso, quindi molto comoda. Questo evito di metterlo per terra e niente, questo è un classico sac a pelo a forma di mummia, come si suol dire. E ok, ma andiamo a vedere un po' questa tenda montata al volo. Ci ho messo circa 13 minuti, ho controllato col cronometro, ho guardato un attimino le istruzioni per capire come funzionavano queste prese d'aria che non ho mai avuto, non ho mai visto. Praticamente una volta puntellate poi abbiamo la possibilità con una mano di chiudere questa presa d'aria e con una mano sempre di aprirla e far entrare anche se vogliamo un po' di luce. Puntellata soltanto con i cordini, non ho utilizzato gli altri appositi puntelli, ma andiamo a vedere un po'. Dentro come stiamo? Ecco, non so se si vede, se c'è abbastanza luce. Vediamo se ci sto. Ok, diciamo che io l'ho presa apposta a due posti proprio perché ci devo stare da solo. Qua accanto metterò il casco, la giacca, i pantaloni, qualche bagaglio, così da poter avere anche un po' più spazio per i piedi. Come vedete, una volta chiuso, ecco qua, veramente dovrei mettermi un pochettino più di lato per starci. Ecco qua, così riuscirei a dormire. Accendiamo la torcia, anche se vedo che si vede, perfetto. Allora, niente, questa è la mia casa. Qua abbiamo un'apertura. E sento una leggera brezza con questo abside aperto. Ah, oddio, si chiama abside? Non lo so. Ok, ancora tutto nuovo, quindi queste cerniere. Vediamo se riesco a aprire anche questa da qua. Allora, credo che ci sia un buon una buona aria all'interno, sì. Sta girando un po' d'aria. Sono sotto il sole. Sì, si sta bene. Fuori ci sono circa 22 gradi. Adesso che c'è un po' di vento, ecco, già è entrata la zanzara, scusate. Quindi conviene chiudere subito questi absidi per evitare le zanzare. Sicuramente di sera qua si sta bene. Allora, io metterei questo materassino in questo modo. Scusate, ma sto facendo queste prove. Ecco qua. Mi hanno consigliato ovviamente di mettere sotto, prima di appoggiare la tenda, un telo, così da isolare ancora di più oltre al materassino e anche per limitare l'usura, no? della stessa tenda.
Ok, ragazzi, è arrivato tutto, quindi da questa casetta mobile che spero sarà la mia casa per le prossime avventure, vi aggiornerò. C'è un'altra zanzara da risolvere questo problema, ma è stata colpa mia che l'ho tenuta aperta. E allora, ragazzi, come sempre, da questa location diversa dal solito. E seguitemi sui vari social, vedremo come andrà a finire questa avventura, queste nuove avventure. Va bene, grazie per essere arrivati da qui. Come sempre, da me un grande saluto e un grazie a tutti quanti e ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Io non ti voglio ammazzare, Zanzara, però se fai così, si vede? Si vede? Vabbè, buonanotte.